suo figlio tanti anni fa, mi ha fatto anche l'insegnante. Sì, è vero, sono il padrone di casa e voi siete miei ospiti e mi riempie estremamente di piacere avervi qui. Avere gente in vivaio, gente in questa attività, mi fa sempre piacere. Mercegaglia ieri ha detto che gli imprenditori non devono occuparsi solo di economia, forse lei intendeva qualcos'altro, io intendo che gli imprenditori devono occuparsi anche di arte. Per questo dentro il vivaio ho inventato la galleria. Qui facciamo corsi, qui facciamo esposizioni d'arte, questa che vedete è di un ragazzo giovane, molto creativo, e verrà inaugurata domani. Ogni mese praticamente inventiamo qualcosa. Abbiamo ospitato poesia, ne ospiteremo ancora, il 2 luglio avremo notturni diversi la sera, l'anno scorso è stata una sera bellissima, albeggiava quando gli ultimi poeti se ne sono andati, e questo è quello che amo fare nel mio vivaio. Sì, è vero, anch'io ho scritto qualcosina, e poi dicevo, quando mi sono detto cosa ne faccio di questi versi, beh, li pubblico, ma non voglio soldi. E così ho scritto un libro, l'ho pagato e l'ho regalato a un'associazione benefica che si occupa di scuole in Africa. Ora non so se posso, se mi fa piacere, ne tiro fuori una. E quando ho dato questo libro all'editore, mi aveva detto, vedete che lo trovo più la pagina, adesso chiedo scusa, un po' di emozione c'è sempre. L'ho perso, non c'è da sé. Mi ha detto, ma è un po' italiano, un po' veneto, un po' friulano il tuo libro. Cioè, mi sono nato e cresciuto su quel bar che sei qua avanti, di lì ci passavano i camionisti tedeschi, gli austriaci che andavano al mare, i friulani del terremoto che vivevano qua ma di giorno andavano su, a Maria del Pesce che la carne portava al pesce tutte le mattine, cioè è venuto fuori un cocktail linguistico, quella è la mia lingua, ecco. Questa è una storia, una poesia racconto, non è mia, non l'ho vissuta io, però l'ho immaginata. E quindi se mi sentirete tremare la voce è perché l'ho sentita dentro. Cucci cucucci, sto vicendo lì, un tocco del formaio, tanto che te me parli di tua sorella, quella che la sa sposare, con quel de Milano, signore. Un caffè all'operaio specializzato alla Pirelli. Quelle partite bianche de nosse non l'ho neanche volesta vedere, che il nervoso me lo megava dentro. Non valiamo su vederla. Ma dopo non ve l'ho fatta, ed escondion, mi son tirato via una corona, con la vigna fuori dalla cesa, Dio come che lei era bella. Bella? Bella come la stella, bella che tremava le gambe, bella che il cuore mi spaccava le coste, e con l'ho vista montare su tutta la macchina del Milanese, o c'è una corsa tra i campi, una corsa rabbiosa tra le canapi, una trabiale che mi son fin fat mal, ma non era niente in confronto al mal che vede Drento. Una passata giornata, 10 anni dopo, con qualche cavel griso, con fiol che non è nato, e un Mario che l'è sempre operaio specializzato. L'è stata lì da somare una settimana, l'ho vista triste quel giorno che è venuto a trovarmi tra la casa nuova che mi era fatta, una casa grande, tutta parmisol. La sonà 3 volte il campanello, la sapeva che mi ghera, ma non vuo operaio de Bergeghe, scont, trio di una tenda. Come il giorno che la sa sposà, mastegando rabbia e lacrime, l'ultima, la più amara, quando che prima di andar via, la ciol su una viola, il fior della nostra giovinessa, e la posata sul portale. Taseva i tuoi amici, e anche la bottiglia di vino, ormai voda, da una sera d'estate.